Si moltiplicano le iniziative di solidarietà per Niardo e per i suoi abitanti. In particolare sono utili quelle strutturate, organizzate e coordinate con il comune, con la parrocchia, con la protezione civile, con la Proloco e con tanti volontari che operano sul territorio, come sta avvenendo in queste ore con l'associazione di volontariato protezione civile e 118 sanitario Camunia Soccorso. Risposto bene Darfo Boario Terme, la ditta Ferrarelle, l'Acquaboario. Che ha offerto tre bancali dove siamo andati con i mezzi di Camunia. Abbiamo portato acqua già subito dal primo giorno, sia ai vigili del fuoco che al comune, che è distribuita direttamente alla popolazione. Stiamo ancora facendo questo, abbiamo ancora delle scorte di acqua e vorremmo andare avanti a consegnarle appena mi chiamano, appena ce n'è bisogno. Non buttiamo via l'acqua sicuramente, non la teniamo in Camogna Soccorso nemmeno, ma aspettiamo un attimino per andare a distribuirla. Oggi mi sposterò ancora su Aniardo per riuscire a capire anche la tipologia di lavori da fare, perché anche ieri una squadra di 6 persone di Camogna sono andate a dare una mano con il classico picchiapala, tra virgolette, alla popolazione dove serviva. Vogliamo continuare anche in questi giorni. Adesso stiamo preparando un carrello molto particolare con 4.000 litri di acqua sopra e attaccato dietro un modulo antincendio, e in questi giorni andremo ancora ad aiutare quelle famiglie in quelle case dove c'è bisogno di acqua, dove c'è bisogno di pulizia con la pressione delle motopompe, perché in questo momento servirà anche questa tipologia di pulizia. Quindi Camogne Soccorso è a disposizione, chiunque abbia bisogno, è sufficiente che chiami qua in sede, che noi siamo nella zona e siamo pronti e disponibili ad aiutare anche tutta questa settimana. Abbiamo uno dei nostri, Cristian Giacomelli, che è stato colpito appunto dall'alluvione, in casa sua e casa dei nonni. Abbiamo già dato una buona mano lì e nel frattempo ci muoviamo su tutto il territorio di Niardo. Se qualcuno avesse bisogno, mi chiami tranquillamente. Camunia Soccorso la trovate in qualsiasi punto, in qualsiasi posto, quindi chiamate che noi verremo ad aiutarvi, siamo a disposizione. Abbiamo anche effettuato una raccolta vestiti per una famiglia intera, anche con 2 bambini piccoli, dove abbiamo raccolto tutto quello che serviva per poter andare avanti, dal latte ai vestiti, alla carrozzina, al vestiario anche per i genitori. Noi siamo disposti a quello, facciamo delle raccolte mirate dedicate alle persone che hanno bisogno. Quindi anche qua, se qualcuno avesse bisogno, Camogne Soccorso è a disposizione anche per questo, con tutta la sede di Darfo Boario Terme.